Ciao a tutti e ben ritrovati su Luca Toselli Nerd Retro. Vi avevo promesso una seconda parte del video relativo agli acquisti su Vinted. Benissimo, eccoci qua. Possiamo continuare la nostra avventura. Oggi è dedicato al tema carte. Nell'ultimo video invece avevamo visto soltanto videogiochi e quindi tutti i salvataggi che erano stati acquistati nelle varie cartucce di Pokémon che ho inserito in collezione. Se vi siete persi il video ve lo lascio comunque qui sopra nei commenti. Vi ricordo che sta arrivando un super video su Pokémon Bianco e tutta la quinta generazione. È il motivo per iscriversi a questo canale, lasciare un mi piace e lasciare un commento. Fatemi sentire la vostra voce qui sotto nell'angolo delle discussioni. Non perdiamo ulteriore tempo e iniziamo subito il video. La prima carta che vi porto oggi è questo Charmander della serie Vending. Per quale motivo ho acquistato questa carta? Semplicemente perché mi sarebbe piaciuto ottenere tutti e tre gli starter delle Vending. Mi sarebbe piaciuto ottenere tutte le Vending in realtà, ma ho visto che i prezzi sono molto molto elevati. Quindi per il momento ho acquistato soltanto Charmander, che sarà la prima Vending in assoluto che andrò ad aggiungere alla mia collezione, anche perché direi decisamente molto molto carino. Sarebbe bello anche completare una singola collezione che comprende tutti i Charmander. Questa carta non è per niente male, condizioni non eccellenti, devo dire la verità, però è una carta che ha i suoi anni. Ho poi acquistato delle carte di Magic, eccolo qua. Non so chi conosce questa carta, chi gioca Legacy sicuramente sa di cosa sto parlando. Questa è una carta che a quanto pare è entrata di prepotenza all'interno delle liste del miglior mazzo di Legacy, che è UB Reanimator. Non l'ho ancora mai giocata, non l'ho ancora mai provata, però è una carta che va assolutamente inserita per via della sua abilità legata a Miracolo. Con questa e un Entomb è possibile fare un bel trick e rianimare 28 milioni di bestie sul campo di gioco. Questi però non vengono da Vinted, bensì da MKM. Queste invece non sono carte, però ve le mostro lo stesso perché sono molto belle. Sto cercando di completare, come vi dicevo nell'altro video, la collezione di tutti i giochi Pokémon. In realtà queste sono le versioni per 3DS con il codice download da scaricare sui vari DS, 3DS, 2DS, stiamo parlando delle versioni digitali di oro, argento e cristallo. Per quale motivo ho acquistato queste tre confezioni? Perché le mie confezioni di oro, argento e cristallo, di quando comprai all'epoca oro, argento e cristallo, quando ero un bambino, sono andate perdute, non le trovo più. E ho visto che su internet le confezioni originali di questi tre giochi costano tantissimo. Quindi ho acquistato queste come uso sostitutivo per inserire le mie tre cartucce del Game Boy Color, perché non dispongo delle scatole originali. In realtà vi dico che ho acquistato queste, che sono delle riproduzioni delle versioni originali per Game Boy Color. Però direi che la qualità si vede che è differente, basti pensare che le confezioni non hanno l'olografia di quelle originali. Voglio mostrarvi un esempio concreto. Vedete? Potete notare da voi la differenza di una confezione ovviamente originale e di una confezione invece non originale. Certo, una di 3DS e una di Game Boy Color, però qui dentro c'è il mio Pokémon Cristallo, lo inserirò semplicemente qui per utilizzare questo come scatola che contiene la mia cartuccia di gioco. Guardate la differenza, è sicuramente una versione migliore questa qua. Ma vi ho detto che questo è un contenuto dedicato alle carte, ma in realtà anche alle scatole, per quello che ve l'ho mostrate. No, non è assolutamente la Premium Collection, come si chiama, non ho idea, completa di Charizard. Ho acquistato semplicemente la scatola perché la scatola mi pare molto molto carina. Stiamo parlando di Spada e Scudo, quindi di una generazione già passata, della generazione già superata, però mi piaceva molto questa confezione. Questa scatola poi si apre in questo modo, c'è una sorta di magnete, contiene il Gigamax di Charizard e qui abbiamo delle sorte di tasche in cui inserire qualche gadget, qualche carta, insomma tutto quello che vogliamo inserire all'interno della confezione. Eccole qua, tra l'altro anche qui
abbiamo il nostro bel Charizard. Vi chiedo scusa se ogni tanto i colori della videocamera sbarellano, ma sto utilizzando una vecchia webcam, ne ho ordinato una nuova, sta arrivando, così riusciremo a fare dei video fatti bene anche sugli unboxing. Come potete vedere qui su Luca Toselli, Nerd Retro si investe anche su nuovi materiali. Anche questa l'ho ordinata da Vinted, ma non sta arrivando. Arriverà. Però su Vinted è arrivata una cosa che vi avevo già mostrato all'interno di un altro video. Oh, eccola qui! È arrivata la confezione di Tempesta. Questa l'abbiamo acquistata in seguito a un video che abbiamo visto insieme su Twitch che vi ho ricaricato qui sul canale YouTube. Ed era un video che parlava del peggior gioco Pokémon in assoluto. Non mi sono lasciato sfuggire questa occasione di avere la scatola di Tempesta. È una scatola veramente vecchissima. Vediamo se c'è qualche informazione sul tempo qua. No, c'è scritto noleggio vietato del CD-ROM. E quindi avete già capito di cosa stiamo parlando. Guardate quanto è anni 90 questa roba. Guardate quanto è bella questa confezione, che ha sì accusato i segni del tempo, ma veramente non dico che abbia la mia età, ma quasi, perché dovrebbe essere un qualcosa uscito nel 2000 o giù di lì, quindi sì, ha sicuramente qualche anno. Il ragazzo che me l'ha venduta mi ha detto che qui dentro c'era tutto o quasi quello che potevi trovare nella confezione originale, a partire proprio dal CD di Pokémon Play It. Eccolo qui, il famoso CD che abbiamo visto all'interno del video. È un CD demoniaco, contiene delle cose veramente cattivissime, non va aperto, va soltanto detto. Bene, io lo possiedo. In seconda battuta abbiamo questa, che è praticamente la lista del mazzo tematico Tempesta contenuto all'interno di questa confezione. Si giocano queste carte qui, e le carte sono presenti all'interno della confezione che ho acquistato su Vinted. Abbiamo la plancia di gioco addirittura. Ragazzi, questo veramente non so come mostrarvelo, perché deve essere gigante, aperto. Però guardate quanto davvero sa di anni 90 sta roba. E a tal proposito, sapete cosa faccio? No, non ha odore anni 90. Ha un odore strano che ho già sentito, ma non è odore delle carte degli anni 90, non è quello. Che cos'è sto odore? Sembra quasi incenso, è stato conservato all'interno di una chiesa. Abbiamo le monete e abbiamo anche la moneta d'acciaio invece di Pikachu, che se riesco, ecco qua, ve la mostro. Guardate che bella. Pokémon 2000 Wizard. Questa è molto molto bella, devo dirvi la verità. 25 il numero di Pikachu. Molto molto interessante questa. Qui dentro abbiamo che cosa? Attenzione, abbiamo tutto. Abbiamo i segnapunti. Madonna, che tuffo nel passato, ragazzi. Ve li ricordate? Voi non avete idea di quanti ne avessi in giro per casa di questi segnapunti. Non li vedevo e non li toccavo davvero da troppi anni. Ecco, questi però li annusiamo, devo dirvi la verità. No, anche questo ha un odore strano, un odore di incenso, non ha l'odore che ricordavo. Le regole, addirittura le regole di Pokémon. Guardate che belli questi artwork con questa colorazione alla Ken Sugimori. Guardate che belli, un Charizard di prima edizione del set base. Tutte carte che sono super iconiche al giorno d'oggi. Bellissimo, veramente bellissimo. Abbiamo la lista delle carte. Ah, queste sono wow, i mazzi tematici. E questo, il ragazzo che mi ha venduto il tutto, si segnava le carte che possedeva e quelle che le mancavano. Jungle, Fossil, vediamo se c'è anche il set base dietro, assolutamente sì. E non aveva le olografiche. L'unica olografica che possedeva era quella di Magneton. Pazzesco. Zap era un gran mazzo, ma a me piaceva tantissimo questo, buio totale. Super crescita, se non erro, invece l'ho vinto una volta, perché c'era Gyarados dentro. Anche qui di olografiche poco, c'era un Pinsir, un Articuno, un Lapras e uno Zapdos, che tra l'altro è l'olografica che è all'interno di questa confezione. Jungle e Fossil di mazzi non mi piacevano particolarmente, invece. Anche in questo caso, guardate che belle tutte queste cose
da veramente anni 90, fino agli anni 90, inizio anni 2000, tutti artwork alla Gen Sugimori. Questa confezione è meravigliosa, guardate qua, che bella. Abbiamo questo che è il portamazzo, me lo ricordo, però sapete che me lo ricordavo con un qualcosa disegnato sopra, tipo uno Zapdos o il simbolo del mazzo? Qui sotto invece che cosa abbiamo? Che cos'è questo? Mamma mia, mi sono venuti i brividi! Mamma mia, sapete? Oddio mio! Ma voi sapete cos'è questo? Avete un'idea di cos'è questo? È lo scambia e gioca da 7500 lire. No, ma questo è quello che trovavi nel topolino in cui c'era il Pikachu con la stella Wizard? Penso proprio di sì, perché se non erro, il Pikachu Wizard è contenuto all'interno di questa cosa qui. Dovrebbe averla inserita lo stesso, se ricordo bene da quello che ho acquistato. Quanto pare non è quello di Topolino questo, è un altro ancora, ma gli scambi e gioca erano famosissimi negli anni 2000, con le lire, madonna. E allora ragazzi, tiriamo fuori le carte e andiamoci a vedere il mazzo. Guardate la cura con cui sono state reimpacchettate queste carte. Mamma mia, eccolo qua, lo Zapdos che si trovava all'interno di Tempesta. Forse le carte potranno usare, chissà se queste almeno sanno da anni 90. Sono molto emozionato. Ma che buste sono? Queste sono buste veramente anni 90. Andiamo a tirar fuori Zapdos, controlliamo le condizioni. Non è messo benissimo, ma vi devo dire la verità, ho visto di peggio. Qualche segno del tempo, ma tenuto discretamente bene. Hanno tutte questo odore stranissimo, che non è l'odore delle carte degli anni 90. Electabuzz, Raichu, il Pikachu Wizard, eccolo qui. Vedete? Questo è il Pikachu che davano in uscita con un topolino. Io il mio non so più dove sia finito e quindi avevo necessità di acquistarne un altro. Questa è una carta speciale per chi come me aveva collezionato le carte Pokémon all'epoca. Questa è una carta da ricordi, veri? Dopo queste le mettiamo all'interno di qualche perfect size. Un altro Pikachu, un altro Pikachu, un altro Pikachu, un Magnemite, un altro Magnemite, Golduck, Psyduck, 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 due Firo, quindi avremo anche tre o quattro Spiro, immagino quattro. Vediamo, quattro Spiro, esattamente. Pidgey, Doduo e Farfetch. Quindi avevamo messo la maggior parte di Pokémon elettrici, un paio di Pokémon d'acqua e alcuni di tipo normale che potevano usare tutte le energie. Le pozioni, quindi i nostri addestramenti, Bill, sempre fortissimo, ricerca di energia, la pozione, un Professor Oak, che comunque è una carta direi abbastanza forte, una ruota della fortuna, difensore, recupero di energia, distruzione, e poi arrivano anche le energie. C'è una doppia incolore, un sacco di energie di tipo acqua, solo i Pokémon elettrici praticamente, quindi di energie elettro ne avremo dei chili, e infatti è assolutamente così. Beh dai, carino, molto carino, devo dire la verità, era un mazzo per iniziare a giocare, delle strategie di base per imparare questo gioco e iniziare a divertirsi con gli amici. Ma soprattutto, se posso dire la verità, collezionare, perché questo secondo me era poi l'obiettivo di base che volevano metterci in testa, ma che noi da bambini non eravamo in grado di cogliere. O comunque Raichu e Electabuzz sono carte rare, eh? Poi abbiamo addirittura l'olografica che è Zapdos, quindi senza dimenticare ovviamente il Pikachu con la W, la stellina Wizard. Io spero che questo viaggio nel passato vi abbia fatto piacere, che sia stato qualcosa di positivo. Io mi sono divertito tanto, sapete bene che quando ci si tuffa a piedi pari all'interno di qualcosa di così antico sono sempre molto contento. Ci voleva veramente tornare ad assaporare e a ricordare quei momenti. Mi dispiace soltanto per l'olfatto, perché davvero credo che l'odore sia una delle componenti principali di questi tuffi nella nostalgia. E voi avevate il mazzo tematico Tempesta? Se sì, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e buona ricerca, perché so che dopo questo video vorrete ritrovare tutto quello che ormai avete perso da tanti anni.